La nuova stagione di Fortnite è appena uscita ed oggi vi porto alla scoperta di tutti i nuovi boss mitici e tutte le nuove armi mitiche, la loro posizione, come funzionano, ma soprattutto quanto danno fanno, come sono, le proveremo insieme, quindi mi raccomando subito un pollicione in su per questo video epico e soprattutto vi ricordo di inserire il codice LOLOPOLO nello shop e poi cliccare accetta, ma adesso andiamo a cercare i nuovi boss e le nuove armi. Signori e signori, il primo boss di questa stagione 2 si trova proprio sopra quel dirigibile miautonante, quindi una sorta di gatto. Da come potete vedere ci sono un sacco di nuove funzioni, infatti sto andando con uno sprint super incredibile. La nuova arma ha un mirino in prima persona che è una figata assurda e ho trovato una chiappa mucche che non so a che cosa serve, ma a qualcosa serve, quindi regà, davvero è tanta roba questa season. Andiamo a vedere subito questo boss e soprattutto quanto sia forte, ma soprattutto ancora che arma ci dà. Secondo voi ragazzi che arma ci troppa? Non ne ho la minima idea. Innanzitutto cerchiamolo, abbiamo anche una nuova mitraglietta da combattimento. Qui attenzione perché le nuove armi iniziano a farsi interessante. E oh mio Dio, ma che è Wolverine raga? Ma che è Wolverine? No, fermate Wolverine, questo è pazzo ragazzi. No 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 no, non avete capito, questo è pazzo. Questo è pazzo raga, sono caduto. Ma che sto vedendo ragazzi, questo è pazzo. No no no, via 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 via. No ma quanto è forte, no 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 raga. No via 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 via. Ma qui c'è anche Gunnar, oh no. Ragazzi, ma sono morto. Signor Miao, noi due abbiamo un conto in sospeso, amico mio. Io ti faccio fuori con tutte le armi che ho. Dov'è? Dov'è quel testa di non lo so, raga, veramente. No, 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 dov'è? Ma no, ma è troppo forte, raga. No, 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 no. Ma poi perché? Perché è così forte, ragazzi? Me lo spiega qualcuno nei commenti che mi cerca di spiegare per quale motivo questo boss sia così forte, per quale motivo si teletrasporta e per quale motivo fa così tanto danno. Devo ucciderlo subito. Questo ha un'arma incredibile, raga. Fermi tutti perché questo, se continua così, ha un'arma incredibile. Oh! Oh, 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 uccidilo, 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 ce l'abbiamo fatta. Signori e signori, fucile termico dello specialista della caccia. Nuova arma mitica e nuovo boss in questo dirigibile di caverna celata. Andiamo a provare quest'arma che sembra essere fighissima, regà. Guardate qua il mirino termico, ragazzi, che scansiona i nemici. Questa season è iniziata veramente col botto. Andiamo a cercare una guardia, raga. Voglio provare a fare fuori una guardia dell'ordine immaginario con questo fucile. Ok, la proveremo dalla distanza. Guardate, il mirino termico direi che funziona alla perfezione e di danno ne fa abbastanza, raga. No, è devastante, raga. È devastante questo fucile, è devastante, voi non avete idea. In realtà per trovare il prossimo boss non bisogna andare troppo lontani. Infatti proprio qui sotto nella nostra carissima grotta troviamo il boss Gunnar. Andiamolo subito a trovare ragazzi perché non ce lo ricordiamo. O meglio sì, in realtà ce lo ricordiamo fin troppo bene questo boss Gunnar. Andiamolo a trovare raga. Ed eccolo qua, il nostro boss Gunnar pronto all'azione di nuovo. Vediamo se droppa ancora la sua arma oppure se ha qualche arma diversa, qualche arma speciale, non lo so, controlleremo subito. Boss Gunnar finalmente ucciso, abbiamo ovviamente la sua mitraglietta mitica e signori e signori c'è anche il bunker, c'è ancora il bunker, andiamo a vedere se è uguale a prima. Il bunker mitico sembra essere invariato, sembra rimanere quello che era una volta. Guardate qua, si sta aprendo in maniera molto ma molto normale, vediamo al suo interno. Ok, all'interno è leggermente cambiato, non abbiamo più il bagno, quindi ok, non si può scappare. Abbiamo degli airdrop molto colorati. Ci sta. Devo dire che non è male così. Parliamo un po' di quest'altro boss che è tornato su Fortnite. Signori, la dottoressa Sloan è tornata e con lei probabilmente il suo fucile mitico. Andremo a vedere subitissimo che cosa ha la nostra dottoressa. Intanto facciamo fuori gli scagnozzi e poi andremo ovviamente a controllare. Comunque ragazzi, devo dire che questo fucile mitico è molto ma molto difficile da utilizzare. Andiamo a fare un bel headshot alla dottoressa Sloan, gli togliamo metà vita. Non capisco qual è, dovrebbe essere quella, signori, dovrebbe essere. Vabbè, ma non capisco nulla adesso. Non capisco nulla, non capisco qual è quella vera o quella falsa. Signori, mi fa fuori la dottoressa Sloan, ragazzi, ma sono un pollo. Ragazzi, nel cespuglio non mi vede. Ragazzi, nel cespuglio non mi vede. L'ho fatta fuori, oh mio Dio, sì. Vampa fucile percussore di Sloan.
Terza arma mitica di oggi, al mirino in prima persona e spacca, ragazzi. Quest'arma letteralmente, secondo me, spacca il culetto a tutti. Proviamo a vedere quanto danno fa ai nemici e soprattutto se è ok, ragazzi, è devastante. Nuova arma preferita, signori, l'arma della dottoressa Sloan. Insomma, raga, niente male. Abbiamo a disposizione ben 3 arme mitiche con 3 nuovi boss, ma soprattutto non abbiamo più il boss fondazione, che è stato sostituito dal suo NPC, quindi ormai non avrà più la sua arma mitica, ma venderà delle armi. Da come potete vedere, eccolo qua, fondazione è diventato un NPC, non è più un semplice boss, ma è uno stupidissimo NPC. Intanto abbiamo la nuova funzione di arrampicarsi, che è una figata clamorosa. Vediamo se qua hanno risolto anche che si può passare da questo buco, prima non si poteva. Ed eccolo qua il nostro fondazione, raga, non è più un boss, vende adesso degli oggetti, quindi se volete comprare delle cose le potete comprare da fondazione, e una volta che lo uccidiamo non ci darà più il suo AR mitico che ha in mano, tra l'altro. Ma da come potrete vedere tra pochissimo tempo, guardate, oh mio Dio, aspettate, infatti se lo proveremo ad uccidere non ci dropperà più la sua arma, ma ci dropperà un'arma molto molto diversa, un'arma di cui non vorremmo vedere nemmeno l'esistenza probabilmente. Aspettate che proviamo a farlo fuori, e signori, mi fa fuori lui. GG, mi fa fuori lui. Riusciremo questa volta a non morire da fondazione e scoprire quale arma ci dropperà? Beh, sicuramente ci proveremo, quello non c'è dubbio, ragazzi. Siamo ritornati nella zona del nostro carissimo fondazione e proveremo ovviamente ad ucciderlo. Signor fondazione, dove cavolo sei? Dov'è? Dov'è, ragazzi? Eccolo qua dentro. Questa volta, raga, non deve farci fuori, dobbiamo farlo fuori noi. Ci possiamo riuscire, eh? Non è così difficile come missione. Che cazzo è questo? Sentite, non ho la minima idea di che cosa sia, ma va bene così. Mi sono dimenticato che non si può costruire in questa season, e questa cosa mi dà la testa letteralmente, raga, mi fa rosicare in un modo che voi non avete idea. Comunque, prendiamo un po' di distanza e iniziamo a sparare al nostro fondazione, che ovviamente ci distruggerà, sono sicuro. Però ci proveremo, raga, di nuovo. Proviamoci, dai, che questa mitraglietta sembra essere forte. Sembra essere forte questa mitraglietta. Dai. Ok, scappiamo. Perfetto, regalo, stiamo per fare fuori. Ok, questa cosa che da NPC diventa boss però mi piace, raga. Tutti gli effetti diventa un vero e proprio boss di questa season, guardate. Oh no, ho finito i colpi, fermi tutti. È più difficile del previsto, ragazzi, uccidere questo boss fondazione, ma sono sicuro che ce la faremo. Fermi tutti, aspettate. Eccolo qua, e manca davvero poco. Spara la tua sfera, perfetto. Vado a farti qualche headshot se riesco. Ok, adesso di pompa. Si va di pompa. Ce l'abbiamo quasi fatta, signori. Ce l'abbiamo. Eh? Perché ci droppa un fucile d'assalto Ranger? Secondo quale base che in mano ha al suo fucile mitico? Perché ci droppa questo, raga? Non ha minimamente senso. Va bene, diciamo, ragazzi, non lo so. Secondo voi ci sta come cosa che non droppa più la sua arma, ma droppa un fucile viola? Secondo me non ha minimamente senso, però va bene. Ho trovato anche una torcia, raga. Ma che è questa cosa? Ma perché? Ma perché dà fuoco alle cose? Ma che sto vedendo, raga? Sentite, questa torcia la utilizzeremo in dei prossimi video. Per adesso lasciate un mi piace e ricordate di supportare al massimo il canale con il codice LOLOPOLLO. Fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate di questi 4 boss e delle loro armi mitiche, tranne l'ultimo che purtroppo non dà più l'M7, come cavolo si chiama, col mirino, ma ci droppa un fucile viola. Un po' assurda come cosa, sì, lo so, ragazzi, un po' assurda come cosa, però che gli possiamo dire, ci può stare, non lo so. Che dirvi, signore e signori, penso che sia una delle season più belle della storia di Fortnite, anche senza la possibilità di costruire. Che dirvi? A domani con un nuovissimo video news, una nuovissima challenge, quello che volete voi. Fatemi sapere nei commenti se avete qualche richiesta di video particolari e noi ci possiamo vedere domani e questa sera in live. Mi raccomando, attiva la campanella delle notifiche per non perderti nessuna live, nessun video. Usate il codice LOLOPOLLO per supportarmi esattamente in questo modo, ragazzi. Basta scriverlo e poi cliccare accetta, è davvero facilissimo. E poi potete shoppare quello che volete. Un salutone, ragazzi, a domani. Ciao ciao!